La. Ciao a tutti, ben ritrovati qui su Harry Potter e il Prince Mezzosangue, qui esce da Leonard Games. Nello scorso episodio abbiamo fatto l'allenamento di Quidditch, abbiamo incontrato la McGranit che ci ha fatto iscrivere a Fan Duelli di Corvo Nero e non so più che cosa abbiamo fatto. Ah sì, con Silente abbiamo visto il ricordo manomesso da Lumacorno. Ora dobbiamo cercare di convincere Lumacorno a darci il ricordo reale e quindi prepareremo una bella pozione per renderlo contento, naturalmente a lezione di pozioni. Ora stiamo seguendo Ron. Ok, le dia per essere di Hermione, ma stiamo seguendo Ron. Ciao Potter, io faccio parte del miglior club dei duellanti di Hogwarts, quello dei Serpeverdi. Abbiamo notato che non sei male, quindi ti consento di sfidarmi a duello. Ah, no grazie, stiamo andando a pozioni. Non te lo sto chiedendo, Pottino, te lo sto ordinando. Stupeficium. Ma perché quei Serpeverdi sono sempre dei rompiballe? Levati di torno! Levati di torno, ti odio! Ti odio, ti odio, ti odio! Allora, se me lo sto ordinando, mettiti il duello! Ah, 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 hai perso! Non facevo sul serio. Se vuoi una vera sfida, vieni a trovarci al nostro club dei duellanti, nel cortile in pietra. Va bene! Sa perché i Serpeverde non sanno perdere. Forza, abbiamo pozioni. Sei un antinolo di pozioni, ma questo è il club di pozioni, erbologia. Ah sì, è vero, c'è una scorciatoia lì. No dai, qui c'è uno scudo praticamente pronto. Prendiamo questa tecca bomba, ci serve per prendere quello scudo, vero? Forza. Ok, non so come ho fatto ma l'ho fatto. Andiamo avanti. Qua ne sei su 150. Ok, direi di ecco, questi sono i premi X, premi invio per fare quello che bisogna fare in corsa, ma sinceramente non credo di riuscirci, quindi eviterei. Passiamo per il cortile della McGranit. Scusa Ron. Scusa, pensavo volessi fare il giro. Forza Ron. Ma che strada stai facendo Ron? Mi sto chiedendo. La strada lunga immagino. Mi sa di sì. Ron dai. Sì, lo so che bisogna premere invio per fare le scenette del QR che con la mano colpisce la bandiera, ma non posso farlo nel PC. Aiutami a liberarmi di lei. Pensavo che tu ci uscissi con lei. Sì, è vero, ma... Per favore, dimmi che sono finito contro un muro a 15 o qualcosa del genere. Come se lei non ti vede nel dormitorio, eh? Vabbè, comunque. Liberiamoci di lavanda, subito. Fare qualcos'altro a parte urlare. Per esempio, lanciare Wingardium Leviosa. No. Vorrei che Ron Ron fosse qui. Lui farebbe qualcosa. Tu l'hai visto? No. Ecco, se lancio Wingardium Leviosa sulla tua borsa, posso provare a infilarsi dentro i libri. E vai, fai il piano. Sì. Vabbè, questa missione dai è facile, credo. No, la musica, ve la ricordate? Ok. Perché anche i libri ti detestano la lavanda. Ne manca uno. Ok. No. Sì, l'ho visto. Era nella torre di divinazione. Cosa ci è andato a fare? Non frequenta più divinazione. Ha detto che doveva chiedere una cosa importante sul suo futuro. Deve essere su di noi. Ecco perché mi piace il mio Ron Ron. Pensa sempre solo a noi. La faccia di Harry. Grazie. Sei pronto per pozioni? Ron Ron. Grazie. Ok, quella faccia di Harry è fantastica. Allora, vabbè, pozioni si trova qui, non c'è bisogno che devo seguire Ron, dai. Più che altro non si leva dai piedi, Ron. Pom pom pom, para pom pom pom, andiamo a pozioni. Pom para pom para pom pom pom. Abbiamo moltissimo lavoro da fare, a partire dagli antidoti. E vai. Allora, cosa mi sapete dire di questo veleno? Qualche suggerimento? Ma certo, signorina Granger. Richiede un antidoto molto complesso. Ma credo che dovrebbe iniziare con una goccia di olio di ricino. Bene, bene. Harry, ragazzo mio, qualche suggerimento? Sì. Potrebbe fare quello
Oppure potrebbe far mangiare un Besoar alla vittima. Sì, sì, un Besoar risolverebbe il problema. Eccellente, ragazzo mio, eccellente. Hermione. Un buon pozionista sa sempre come rimediare le pozioni che crea. E che ci porta al prossimo compito: preparare un elisir per indurre euforia. Ok, ma questa cosa non si può usare a Hogwarts? Sicuro il naso, se non si mette abbastanza lenta. Questi sono i consigli di Piton. Ok, mi stiamo fino a farlo diventare giallo. Quando l'ho detto all'inizio, non significa che sta leggendo i consigli del principe mezzosangue. Ok, blu. Sicuro stiamo andando bene. Oh, che bello, tutte quelle ebollizioni mi piacciono. Mi piace far bollire per seguire i miei punti senza fare nulla. E anche velocemente, guardate. È giallo. Si danno il tempo per prendere questi dannati cosi. Allora, uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E ora mescoliamo fino al viola. Io detesto mescolare perché non si mai capisce come si fa nel modo giusto. Prendiamo questo. Sì, quello di percospino fino a un blu. Quindi facciamo blu. Blu. Ok. Bollitura! Quando mi piace la bollitura non smetterò mai di dirlo. Uno. Due. E tre. Arancione, vai. Ok, ora prendiamo questo. Mischiamo. E versiamo. Boom. Sì. Ok. Questa è stata facile. Grazie alle tante ebollizioni. Signore, lei conosceva Tom Riddle, vero? Il signor Riddle ha avuto molti insegnanti qui a Hogwarts. Lo so, signore. Sarà stanco di sentirsi porre domande su Voldemort e sugli Horcrux. Ti ho detto di non parlare di questo argomento. Ma, signore, è stato Silente a dirti di chiedermelo, vero? Vero, eh? Io volevo solo parlare di Tom Riddle. Ok, questa è stata bella. L'inquadratura del professor Lumacorno diceva vero, eh? È stata molto molto bella. Cinematografica e divertente. Ok, allora, avresti potuto dare a me un Besoar. Un buon botto di pozioni mi servirebbe. Ho dovuto ammorbidire Lumacorno per potergli chiedere di Voldemort. Sì, certo. Bene, io vado a mangiare qualcosa. Oh, ma Ron e Hermione non sono mai contenti di niente. Come Granit vuole vederti nella torre di astronomia. Mandatevi Serpe Verde a chiamarmi. Cosa vuoi che ne sappia io? Voglielo chiedere di persona. Questa è una trappola. Hanno bloccato la torre di astronomia. Allora direi che l'hanno riaperta, no? Giuro sulle mie menti di non avere fuori chiuso. Allora, questa cosa della torre di astronomia non mi convince. È una trappola di Serpe Verde. Ne sono sicurissimo. Gli auro hanno riaperto la torre di astronomia. Mi sembra di sì. Liberate i libri. Pronuncio la parola d'ordine e puoi passare. È ovvio. Grazie, non fammi passare. Velocemente. Tra l'altro è quasi notte. Dai, scala. Queste scale. Allora, proseguiamo. Non mi fido del Serpe Verde. Sono tutti cattivi. Coleotteri bolliti. Dicono che sono paranoico, ma non posso esserlo se so che sono veri. Certo. Ora, perché da qui? Evidentemente la torre di astronomia si trova oltre il campo da qui, dice l'erbologia? Non lo sapevo. Bene, andiamoci. Non c'è nessuno. Ok, dopo questa cosa devo decidermi a fare tutte le sfide dei club di duelli, perché stiamo avvicinando quasi alla... No, quasi alla fine no, però dopo il ricordo di Tom Riddle sì. Dopo aver scoperto il ricordo di Tom Riddle e il funerale di Aragog, il gioco potrebbe avvicinarsi verso la fine, e quindi dobbiamo stare attenti. E ovviamente, siccome è un let's play, cerco di fare le cose in maniera molto più fluida e in maniera tale che non rimaniamo 100 anni prima di fare la prossima cosa. Però devo assolutamente dedicare un episodio ai duelli. Ok, devo ancora decidere quale però. Ah, quindi è vero, questa zona non ci eravamo mai andati. Da qui si va nella torre di astronomia. È vero. Allora, questa zona è nuova, perché non c'era negli altri. O se c'era, comunque non aveva il corridoio esterno che c'era adesso, anche perché la zona di Quidditch non esisteva. Ecco la torre di astronomia. Ok, qui non mi convince la cosa. La McGranit non mi chiederebbe di andare alla torre di astronomia, al massimo nel suo ufficio. Comunque vediamo se è vero, no? Ah, di qua? Ok. Guardate quanti corridoi. Uno ci si può perdere. Allora, ci si può perdere sicuramente se non si conosce bene Hogwarts.
sono sicuro che nella realtà Hogwarts è ben più grande di quello di così. Ok. Questa è la torre di astronomia. Molto bella. Che cosa vuoi, Bot? Una giornata senza idioti? È troppo tardi? Sei l'idiota che è venuto qui a cercare qualcuno che nemmeno c'è. Quel messaggio l'ha inviato Malfoy. Già, prendilo. Prendilo tu. Prendilo, ma che volete fare? Wait, calma! Calma! È stato Voldemort a insegnarvi queste cose? Non credo proprio, voi siete solo dei stupidi tirapiedi. Bom. Ok, Lady Corpus è qualcosa di sensazionale. Allora? Lady Corpus, ma per favore, sono una cesare, non sai cos'è Lady Corpus. Ora ci provo io. Fatti sotto, Potter. Ma per favore, cosa vuoi fare tu? Aia, dovevo potenziarmi l'incantesimo punti vita. Ma noi, ma sai che ricordo, non ha senso che siano così forti. Non ha senso. Muovi rapidamente le sostanze per liberarti. Si protegge anche. Ok. Grande Lady Corpus. No! Proteggiti! Grande! È rimasto poco secondo il proteggo, è stato un bagno molto bello che mi ha aiutato tanto. Prendi questo. Ok, soltanto una volta facciamo il coso al massimo e poi attacchiamo l'infinito. Dai. Ok, l'abbiamo battuto. Grande Lady Corpus! Dov'è Malfoy? Dove tu non puoi trovarlo? Questo non dovevi dirglielo, stupido. Non importa, tanto non uscirà mai da lì, vero? Sì, come no, ho già capito come fare. Oh, sì, prendiamoci lo scudo però. Non con questo. Ok. Ma poi qui non c'entra niente, mi sa, perché... Anzi, non c'entra, perché loro hanno detto dove si trova. Come se non lo sapevo che si trova nella sana necessità. Ora. Qui possiamo distruggere... Ah no, abbiamo distrutto tutto. Mi sale. Comunque bisogna... romperlo. Ok. Ripararlo. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, vero? Grande! E così Tiger e Goyle ti hanno assalito. Beh, che c'è di strano? Malfoy non era con loro. A volte non appare neppure sulla mappa del malandrino. Guarda, sarai tu che non lo trovi. Non può mica sparire nel nulla, vero? Forse Hermione ha ragione. Forse dovrei lasciar perdere Malfoy e concentrarmi sul lumacorno. Ma come posso fare a ottenere il suo ricordo? Non so neppure che cosa sia un Horcrux. Ron! Meravigliosa, vero? La luna? Sì. Non riesco a smettere di pensare a lei, Harry. Io la amo. Ma lei saprà almeno della mia esistenza? Ma se sono mesi che non si stacca dalle tue labbra. Non si stacca? Ma non c'è mai stato nulla fra me e Romilda. Romilda? Ron... hai mangiato questi cioccolatini? Li ha preparati Romilda Vane e sono pieni di filtro d'amore! Romilda? La conosci, Harry? Pensi di potermi rappresentare? Sì, lei... è nell'ufficio di Lumacorno. Sì, è sicuramente là. Seguimi. Ciao, Ron! Hai già fatto i compiti di pozioni? Hermione! Sei una ragazza! Mi sorprende che tu te ne sia accorto, Ronald! Credi che a Romilda piacerebbero dei fiori? Oh mio Dio. Non badare a lui, ha preso un filtro d'amore. Lo sto portando nell'ufficio di Lumacorno. A vedere Romilda. Romilda. Segui Harry da Romilda. Assolutamente no. Vedete Ron? La musica. Oh mio Dio.
Sono i cuoricini. Ok. Va bene, per oggi è tutto. Quindi spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Ron, non ballare come un idiota. Tantantera, tantantera. E ci vediamo presto in un prossimo video. Questo ci vediamo Art Games. Ciao. Bom bom. Bom. Ah ah.